Eccoci qua, ben ritrovati a Una finestra sul mondo e pensate, oggi la puntata numero 30, abbiamo iniziato da giugno scorso, insomma, è stata una bella cavalcata e continuerà ancora per un po'. E beh, innanzitutto grazie a voi che ci seguite sempre, ovviamente, ma oggi nuovo argomento e parliamo di anziani, eh sì, perché ormai gli anziani di oggi non sono più quelli di una volta, eh sì, perché infatti se una volta si parlava, no? Cioè si parlava di terza età a partire dai 60 anni più o meno. Oggi, ecco, oggi l'inizio dell'anzianità è stato posticipato di almeno 10 anni, pensate. Questo è dovuto sicuramente al benessere, no? Generale di cui si è goduto in questi ultimi decenni, ma anche perché gli anziani di oggi sono molto più sportivi rispetto a quelli di una volta. Beh, secondo alcuni studi, pensate che il 61,4% degli ultra 64enni dichiara di fare tutti i giorni una passeggiata fuori casa, è una bellissima cosa. Invece il 38,6% conduce una vita sedentaria. Gli sport più consigliati sono sicuramente la ginnastica dolce, lo yoga, il pilates e il nuoto. Bene, ovviamente fare un po' di attività fisica, sappiamo benissimo, fa molto bene alla salute, grandi e insomma, adulti, a tutti fa bene. Però soprattutto una persona anziana, per esempio, facendo attività fisica, appunto i muscoli, no, rimangono elastici e può migliorare anche la circolazione. Tutto questo però non basta, bisogna anche fare attenzione a quello che si mangia. Eh sì, perché diverse ricerche dimostrano che per vivere a lungo è importante nutrirsi di alimenti sani, eh sì, e genuini ed evitare cibi zuccherati e alimenti troppo salati. Bene, allora dopo aver visto alcuni piccoli consigli per vivere bene e più a lungo, ora è necessario riflettere su un problema che in questi ultimi anni è entrato davvero a far parte della nostra società, ovvero l'abbandono degli anziani. Perché capita sempre più spesso che una persona anziana si senta sola, i figli sono ormai grandi, magari vivono lontano, gli amici sono sempre di meno, non ci si sente più in grado di fare tutte quelle cose che si facevano prima. Ecco, tutti questi fattori ovviamente possono portare alla solitudine. Per fortuna molte persone anziane possono godersi nipoti. Eh sì, è vero. I nonni infatti ricoprono un ruolo molto importante, nella crescita dei bambini. Pensate che in Italia una famiglia su tre sceglie di affidare i propri figli ai nonni rispetto che a una babysitter o a un asilo. Quindi pensate quanto siano importanti i nonni. Va bene, abbiamo parlato di tutti questi argomenti. Il nostro inviato, come sempre, è andato al mercato di Rivarolo e vediamo un po' che cosa gli hanno risposto. Mai al giorno d'oggi si invecchia meglio rispetto a una volta? Forse perché ci sono, almeno per chi lo fa, più possibilità di fare una vita più rilassata. Ovviamente dipende come uno concepisce la vita. Ah, si invecchia meglio al giorno d'oggi. Beh, l'alimentazione è anche diversa, c'è più sport, C'è si più sport. cammina. Noi ad esempio veniamo da Fabri a piedi, un 40 minuti a piedi, ritorniamo anche a piedi. Allora, diciamo che si ha anche a che fare con i figli crescendo, ci si adatta un po' a loro. Diciamo che fa piacere anche vedersi allo specchio, vedersi bene, fa piacere anche mantenersi, fare un po' di, diciamo, alimentazione, anche un po' di ginnastica, quindi volersi bene. E la cosa più bella è quando gli altri ti dicono che stai bene. Allora questo qui è un incentivo a continuare, a mantenere. Purtroppo poi gli anni passano, però diciamo che noi cerchiamo di difenderci abbastanza bene. Non le dico quanti anni abbiamo perché non è giusto, però diciamo, sono 10 anni che siamo in pensione, quindi diciamo che No, lui. io, quindi qualche anno in più ce l'abbiamo. Due Però anni diciamo meno che io. adesso poi torniamo a casa Fabria. Un'altra cosa importante, guardo anche lei adesso, è non bisticciare con la moglie, perché quella è importante. Perché se uno bisticcia con la moglie, poi, se uno ci tiene alla moglie, poi finisce che poi viene isolato per 20 giorni, nessuno ti parla poi. E allora questo poi a me mi fa Va invecchiare. bene, Ok? adesso Quindi sono tante. abbiamo. Perché poi i problemi poi a lungo andare arriveranno da soli.
non li andiamo a cercare i problemi. Quindi adesso non ce ne cerchiamo di quelli inutili. Quindi viviamo bene, ci accontentiamo di tutto, siamo... Posso parlare? Sì, siamo ricchi perché quello che abbiamo ci basta. Perché ci sono tante pastiglie. Ah, dice per quello. Sì. Perché ci secondo sono più stimoli, sì. C'è più... le persone cercano di fare più cose e non ci si arrende alla vecchiaia. Con tutte le cure che c'è, è logico. Però non c'entra neanche. Vabbè, sta meglio. Sì, sì, è perché la vita ci porta anche a fare dei sacrifici e affrontare i problemi migliori. Secondo alcuni studi, per vivere meglio e a lungo bisognerebbe evitare tutti quei cibi troppo salati e cibi dolci, insomma. Lei che cosa ne pensa a riguardo? Rispondo io, per quanto riguarda i dolci li preparo io. Ecco, tra crostate, tra dolcetti, tra per, anche per i nipotini e naturalmente non... Bevo poco, anzi io non bevo, sono astemia. Nel frigo poi... c'è già l'impasto per la pastiera, quindi non le dico niente. E quindi insomma facciamo un po' di tutto. E purtroppo noi non evitiamo niente. Forse è giusto, però io a me me lo dicono, ma tanto non lo rispetto, quindi tanto vale. Perché sì, sono uno che la fa. Rispetto a questo forse era meglio una volta che c'erano meno ricchezza di cibo e quindi forse era anche più naturale e quindi forse si, rispetto a determinate situazioni forse rispetto al cibo forse era meglio una volta. Invece adesso ci sono troppe proposte, troppe sofisticazioni quindi e sono più un danno che altro. Trova giusto che spesso agli anziani venga consigliato di praticare attività fisica come per esempio la ginnastica o il nuoto? Assolutamente sì, ne giova la salute. Se uno sta bene può farlo. Okay. Bisognerebbe farlo. Io d'estate adesso incomincio a tirare fuori la bicicletta, non è che faccio 1000 chilometri, ma 10-20 più o meno. Meglio quello... Non sono di quell'opinione lì, di quello è importante muoversi, fare qualcosa, non stare poi ginnastica con quelle cose lì, le ossa non sono più quelle giovanile, allora basta che si fa dei movimenti un po', allora si rischia di rimanere bloccati. Sì, sì, per chi ha la possibilità è giusto, comunque penso che una sana camminata possa andare bene per tutti. Per tutte le persone. Sì, 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 senza. Allora, io sono d'accordo. Sono andato in pensione nel 2012. Già l'autunno del 2012 mi sono iscritto all'Uni3 di Rivarolo. Sa cos'è l'Uni3 di Rivarolo? Quindi io ho fatto yoga. Ma a parte che facevo sport io prima, facevo sport, quindi facevo l'orto io, facevo l'orto. Infatti mi avete abbronzato per l'orto. Facevo yoga. Dopo 3 anni di yoga ho iniziato l'attività di teatro. Io non riuscivo a imparare una poesia a memoria quando andavo a scuola, io riuscivo a stare in scena 2 ore e mezzo. Va bene, adesso col Covid siamo un po' fermi, però tutte queste cose qua aiutano. Poi c'è una moglie che... Allora, adesso... broccoletti, cavolfiore, tutta roba dell'orto che facciamo noi, quindi non le dico che a casa mia è un agriturismo proprio... Spesso gli anziani si sentono abbandonati magari dai loro familiari, soprattutto quando vengono portati in case di riposo o quando i loro familiari vivono lontano. Che cosa si potrebbe fare per evitare tutto ciò? Cosa si fa? Lì non c'è niente da fare, dipende... Io per adesso non sono da solo perché frequento 3 paesi, il pomeriggio parto, faccio i paesetti qua intorno, ho amici dappertutto e quindi arrivo dalla Calabria 10 giorni fa, sono stato giù e quindi io per il momento se dura così. Dipende da chi c'è dopo di noi. Che affronta questi problemi qua, perché io non sono d'accordo di portarli nelle case chiuse e fare quelle cose lì, no.
perché io personalmente ho già fatto questi sacrifici con i miei genitori. Tutti si doveva parlare, ma non di quello di portarlo. Noi siamo noi che dobbiamo dare, perché noi l'abbiamo ricevuto. Allora, diceva, noi dobbiamo ricambiare con i nostri figli, ma i figli automaticamente devono affrontare la vita attuale che c'è oggi. Riuscire magari a creare una situazione in modo da poter aiutare le persone da sole in casa, quindi, perché ovviamente non tutti hanno dei familiari, perché sono anche persone che non hanno figli e quindi non possono, o non hanno proprio neanche più parenti prossimi, quindi bisognerebbe organizzare una rete territoriale di aiuto un po' più fitta, in modo da creare anche dei posti di lavoro in più per le persone, visto che comunque il discorso del lavoro è sempre... I figli lavorano, hanno poco tempo, però quel minimo di amore per gli anziani ci vorrebbe. Non dobbiamo dimenticarci. Ecco, però. Non bisognerebbe allora, noi siamo dimenticarsi stati, degli anziani. Noi ci siamo sposati a 23 anni e siamo venuti a Torino, quindi noi siamo calabresi. A Torino noi siamo stati da soli praticamente. C'è chi è stato con mamma e con papà giù. E noi quando andavamo giù ogni anno i nostri genitori li vedevamo invecchiati di un anno, perché un conto è quando lei mi vede tutti i giorni, un conto è quando lei mi vede una volta l'anno. E allora noi abbiamo cercato di fare il nostro, anche scappando in caso di non so, bisogno, di malattia, però alla fine poi lei ha due figli qua, c'è il lavoro qua e quindi è anche giusto chi vive con loro, chi ha vissuto con loro, chi, e c'è qualcuno che ne ha anche abusato di loro, che non si dimentichi di quello che ha avuto, perché quando c'è da mangiare siamo tutti pronti, poi quando c'è da dare... In ogni caso allora, non bisognerebbe mai no. Abbandonare no, i genitori. Morire prima. No, assolutamente no, i figli fanno la loro vita e quindi bisogna fare una cerchia di amicizie intorno per potersi sentire ancora vivo. Quanto sono importanti i nonni in una famiglia? Tantissimo. Io quando vedo mio nipote, che adesso ne ho uno di 4 anni, ti porta la vita, ti porta tutto. Avere quei nipoti ti portano tutto. Sono importantissimi, almeno io come ex insegnante vedevo quanti nonni venivano a prendere i nipotini, per cui si creava un rapporto non solo con i genitori ma anche con i nonni degli alunni che avevo, quindi penso che siano importantissimi anche come trasmissione orale delle conoscenze, almeno io ricordo anche di mio papà nei confronti dei miei nipoti, questa trasmissione comunque che veniva data dalle persone di un'altra generazione, forse in questo modo si impara anche di più il rispetto tra le generazioni passate, perché comunque si crea questo ponte non solo con i genitori ma anche con i nonni, quindi secondo me sono importantissimi. Sono indispensabili. I nonni, allora no, noi non abbiamo conosciuto i nostri, a me, io non ho conosciuto i miei nonni, però io quando parlo con i nipotini abbiamo noi un figlio che ce n'ha 3, 2 maschi e una femminuccia, e poi un altro figlio che ne ha uno di 14 anni. Quando noi parliamo con i nipotini gli diciamo, tu come vedi il nonno? Bello. Quando vado dai nonni è bello, dai nonni. Fanno tutto ciò che vogliono. Mica tanto, con me no, perché il nipotino, allora quando le dicono i nipoti sono meglio dei figli, è una bugia. Il nipote è come un figlio, perché come un figlio non c'è nessuno. Lei è d'accordo? Chi c'è meglio di un figlio? Nessuno. Quindi tu sei come mio figlio. Pensi che io addormentavo i nipotini cantandogli le canzoni che cantavo ai loro padri. E mio figlio mi diceva, papà, ma cosa gli hai cantato? Quello che ti cantavo a te quando eri piccolo, la stessa canzone. Tantissimo, noi siamo nonni di 4 nipoti, ne siamo orgogliosi e ci rendiamo conto di essere
molto impegnati, ma favorevolmente, ecco, per loro e per noi. Ti aiutano a essere giovane, vedi? Ci aiutano assolutamente. Credo di sì. E per me sono, cioè io ce l'ho 3 nipoti. Uno è già maggiorenne persino. E loro contano su di me, io conto su, se ho bisogno di qualcosa chiamo loro. E loro è viceversa. Specialmente adesso con le tecnologie moderne, i televisori a mettere a posto che non ci capiscono una mazza. E allora. Allora, come sempre vediamo di fare un attimo un riassunto, no? Di quelle delle le risposte che hanno dato i nostri intervistati. Allora, che ringraziamo sempre ovviamente per la loro preziosa collaborazione. Per quanto riguarda, insomma, abbiamo fatto la domanda, no? Come mai si invecchia meglio? Beh, loro dicono che sicuramente al giorno d'oggi si invecchia meglio perché si fa più attenzione, no? Si ha uno stile di vita più sano e quindi insomma questo ovviamente giova alla nostra salute. Per quanto riguarda poi i cibi, che bisognerebbe evitare i cibi troppo salati oppure i dolci, dicono che insomma sì, è importante, però non è sempre facile, no? Perché quando si vede una bella torta è difficile resisterli. E poi invece per quanto riguarda lo sport, beh, sono tutti d'accordo col fatto che insomma si debba fare movimento, ovviamente ognuno fa quello che si sente, perché è così, insomma, magari uno ha un acciacco, ha qualche problema che non può fare, quindi ognuno faccia quello che si sente. L'importante è non condurre una vita sedentaria. Per quanto riguarda poi ovviamente il discorso dell'abbandono degli anziani, certo è un problema grosso, bisognerebbe anche lì, insomma, i figli in questo senso dovrebbero ricambiare, no? Quello che i genitori hanno fatto per loro quando erano piccoli. Non è anche lì, non è sempre facile, è un grosso problema e ovviamente non potremmo risolverlo dicendo 2 parole, insomma. Però è giusto che se ne parli. E poi per quanto riguarda ovviamente i nonni, beh, tutti hanno detto che i nonni sono fondamentali in una famiglia, aiutano i genitori e sono importanti anche per la crescita, no, dei bambini. E insomma, questo è importante. Bene, concludiamo questa 30ª puntata, lo ricordo, con una frase di Franca Valeri, ovviamente celebre attrice, scomparsa purtroppo 2 anni fa. E diceva: si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. Quindi insomma, parole sante. Bene, allora noi di Obiettivo News della provincia vi auguriamo davvero buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie e niente, ci rivediamo il più presto. Grazie mille e alla prossima. Ciao!